È ovvio che dopo due interventi così ricchi di spunti, il mio sarà un intervento impostato non tanto su una logica di lezione tradizionale, quanto spero di riuscire a quantomeno a impostarlo in questo modo, vorrei dare una prospettiva più problematica da questo punto di vista. E io sono un giurista, quindi mi confronterò con le tematiche anche istituzionali, oltre che politiche ed economiche, che sono state tracciate sia dal professor Bene che dal professor Felice. Il mio intervento sostanzialmente si basa sull'analisi di tre elementi, e cioè la disciplina di bilancio, le problematiche connesse all'integrazione, quindi alle politiche monetarie in chiave europea, e al tema dei diritti sociali. Tema dei diritti sociali che evidentemente in questa particolare fase storica assumono in realtà un'importanza decisiva e ci interrogano sotto vari profili. Innanzitutto ci interrogano sotto il profilo della compatibilità del nostro modello di welfare rispetto a quelle che sono le dinamiche istituzionali, politiche, economiche e sociali che rappresentano i trend fondamentali lungo i quali si muove l'economia globale. Ed è evidente che così come il mercato in qualche modo ha inciso e sta sempre più incidendo, ridefinendo quelli che sono i confini dell'intervento pubblico e le modalità di interazione tra il potere politico, il potere statale, con il mercato e la società, è evidente che questo ha implicazioni fortissime anche sul fronte sociale e quindi su quelle stesse politiche sociali che in qualche modo nel Novecento hanno rappresentato, come la nostra Costituzione ne è in qualche modo testimonianza, quel collante della società che ha permesso la realizzazione e l'avvio dei progetti degli stati nazionali e il consolidamento anche dello stesso progetto europeo. Questa tematica peraltro trova un punto secondo me centrale di correlazione e di interdipendenza che è rappresentato dal tema della sovranità. La sovranità, come molti di voi ben sapranno, è un attributo che si è soliti attribuire allo Stato, nel senso che lo Stato si dice gode della sovranità. Se noi andiamo a prendere l'articolo 1 della nostra Costituzione, si dice che la sovranità appartiene al popolo, il quale la esercita nei modi e nelle forme previste dalla Costituzione. Vedete, questo è un articolo in parte che è stato anche criticato, però è sicuramente la pietra angolare su cui si basa il sistema costituzionale nazionale. Questo sistema costituzionale nazionale evidentemente nasceva in un contesto economico e sociale che è radicalmente e profondamente diverso rispetto a quello attuale. I mercati e l'economia erano molto meno interdipendenti rispetto a quanto lo sono oggi. E quindi vedete, il concetto di sovranità era un concetto che si esauriva nell'ambito dei confini e dello spazio giuridico nazionale. Motivo per cui quando si parlava di sovranità, quando si parla di sovranità, si intende in ambito economico e finanziario quella libertà dello Stato di svolgere un complesso di attività, tra cui anche, rientra anche la politica economica, quale forma di potere di cui fanno parte la politica fiscale e la politica monetaria. Il professor Velo ha evidenziato prima come questo progetto di affidamento in chiave sussidiaria della politica monetaria a livello comunitario è sicuramente un processo innovativo, nuovo, mai seguito e quindi per questo sperimentale, ma è un processo che nasce da una logica, da un processo di evoluzione della società e quindi anche di interpretazione dei bisogni della società europea che va in una certa direzione. Vero è che è ovvio che questo rappresenta uno sconvolgimento, uno stravolgimento di quella che è la logica con cui fino a qualche anno fa si pensava tradizionalmente essere l'attività dello Stato e quindi anche lo stesso ruolo della politica e delle istituzioni nel governo complessivo della società e quindi anche della propria dimensione economica.
C'è un elemento che però prescinde, viene ancora prima rispetto all'integrazione europea, che è rappresentato dal fatto che ormai nel panorama complessivo mondiale globale. C'è una signora Piuta che ha un volo, una Volkswagen qua, ha detto che se noi vado in generale alla conferenza generale, perché è un posto riservato. E ci mancherebbe, deve. Al di là di questo breve intermezzo, torniamo al punto. Quindi vedete, in realtà in tutti i sistemi, in tutti i modelli istituzionali c'è un dato che ritroviamo, che si ripete nell'analisi di tutti i contesti istituzionali. Questa sovranità, che nasceva come sovranità sostanzialmente assoluta dello Stato, trova comunque un limite intanto in un mercato. In un mercato e nelle operazioni, negli ambiti delle attività di mercato che trascendono e travalicano ormai i confini nazionali. Ed è ovvio che se prima pensavamo al mercato in una dimensione territoriale ben precisa, che coincideva con quelle delle istituzioni, è ovvio che il mercato più si allarga e più il singolo potere del singolo Stato non è in grado di catturare e di regolare il fenomeno. Motivo per cui la dinamica e le modifiche del sistema produttivo e distributivo, pensate alla realtà delle multinazionali oggi sparse in tutto il globo in relazione a valutazioni di tipo economico e imprenditoriale, non sono connesse a quella che è una realtà istituzionale che invece è pensata in un contesto completamente diverso. Quindi il primo elemento e il primo segnale che vi lancio è innanzitutto c'è un tema di coerenza del nostro sistema istituzionale, dell'architettura istituzionale complessiva rispetto a una dinamica economica e sociale che si muove su logiche completamente diverse. Noi abbiamo più volte parlato come centro studi per qualificare questo fenomeno di poliarchia, proprio per individuare una società che indipendentemente da quelli che sono i ruoli e i confini istituzionali è formata da tanti centri che travalicano quelli che sono i confini e la geografia istituzionale fino ad oggi conosciuta. Ed è ovvio che più l'interazione tra le economie nazionali diventa più fitta, più i margini della sovranità e quindi di autonomia dei singoli stati viene in qualche modo ridimensionata. L'esempio l'abbiamo avuto sul fronte del debito pubblico negli anni scorsi, con la speculazione finanziaria che derivava anche dalla dipendenza economica di uno Stato come l'Italia nel finanziare il proprio debito dal mercato internazionale. Quindi è evidente che se per finanziare la propria spesa pubblica è necessario ricorrere al mercato, gli Stati stessi, da soggetti che dovrebbero o che nella logica iniziale dominavano il mercato, diventano essi stessi soggetti a giudizio di mercato. Che questo sia un bene o un male, credo che siano valutazioni che lasciano il tempo che trovano. Noi dobbiamo governare una realtà, la realtà è questa ed è ovvio che nel momento in cui uno Stato accetta di stare sul mercato per perseguire le proprie finalità, deve sottostare anche alle regole del mercato. Il punto è qual è la risposta istituzionale. Il professor Piello prima diceva una cosa molto importante, cioè queste due visioni, c'è cioè chi ha ancora una visione di government, quindi di potere politico che governa quelli che sono i processi anche economici nell'ottica dell'economia sociale di mercato, cioè degli interventi conformi e della regolazione, e chi invece trascende da questo tipo di logica, nel senso che pensa a un mercato forte e degli stati che in qualche modo si limitano a degli interventi correttivi, ma senza poter incidere in modo forte su quello che è l'andamento e il funzionamento del mercato, neanche in termini non di intervento diretto ma di regolazione. Ecco, sicuramente i meccanismi di governance, a mio giudizio, quindi faccio un chiarimento terminologico, quando si parla di governance si parla in realtà di modalità sempre di government, ma nell'ambito del quale il ruolo dei governi è intermediato dalla necessità di trovare un'intesa. Ecco, l'integrazione europea è un processo che ha portato a una governance che va, come dirò poc'anzi,
rafforzata, ma che si deve comunque innestare in un quadro di potere politico, potere pubblico, che deve in qualche modo intervenire sul mercato regolandolo e quindi indirizzandolo anche verso quelle che sono le finalità sociali che in qualche modo sono il collante di una società. E come diceva prima anche il professor Felice, un mercato senza una società coesa e senza il perseguimento di finalità sociali che permettano questo non può neanche funzionare. Questo ce lo ricorda benissimo anche la Caritas Veritate da ultimo, ma rintracciamo il medesimo filone della dottrina sociale della Chiesa anche nelle encicliche precedenti a partire dal centesimo Sanctus. Quindi l'integrazione europea e in qualche modo la necessità di applicare una sussidiarietà ascendente nell'interpretare, nel gestire, nel regolare quello che è il fenomeno economico, rappresenta la risposta principale a, di cui l'Unione Europea è in qualche modo elemento centrale, nel senso che l'integrazione europea è un processo di applicazione della sussidiarietà in senso ascendente, quindi di devoluzione di poteri verso un organo sovranazionale in grado di garantire che cosa? Il superamento dei singoli mercati nazionali verso la creazione di un grande mercato unico. E infatti quelli che sono gli obiettivi primari che hanno guidato il processo di integrazione europea sono non a caso la creazione di un mercato unico, la graduale affermazione di un vero e proprio modello sociale europeo e con l'introduzione prima a partire dal trattato di Maastricht, il governo della moneta e quindi la disciplina di bilancio finalizzata all'armonizzazione di quelli che sono i processi economici, le dinamiche economiche dei singoli stati. Quindi sicuramente il sistema economico e la rideterminazione del sistema economico in chiave globale e in chiave di maggiore, sempre maggiore interdipendenza delle economie nazionali hanno imposto una riconsiderazione del ruolo dello Stato. Gli studiosi, giuspubblicisti, amministrativisti parlano non a caso di crisi dello Stato, individuando in questa crisi dello Stato l'elemento che porta sempre più e spinge sempre più verso la ricerca di meccanismi di governance internazionale, sovranazionale, in grado di dare una risposta a questa evoluzione del mercato. Io dico e aggiungo, questo vale per gli Stati, ma vale ancora di più oggi per l'Europa, nel senso che se lo Stato, se l'Europa diventa ed è, viene considerato un'istituzione chiamata a regolare e a intervenire sul funzionamento dei mercati in una comunità specifica come quella europea, ebbene anche l'Europa stessa deve oggi prendere consapevolezza del fatto che nello spazio giuridico, economico, sociale, economico globale, l'Europa deve presentarsi seguendo quelli che sono i trend, gli unici trend possibili al fine di perseguire delle politiche di sviluppo che siano realmente coerenti con il principio della centralità della persona che uniforma la gran parte delle costituzioni nazionali. Questo diciamo, è il quadro in termini di scenario. Vediamo, concentrandoci un po' di più su quello che è l'aspetto e l'ambito nazionale. La Costituzione repubblicana, come dicevo prima, contiene una forte clausola sociale come collante della società, della comunità nazionale, che è rappresentata dal principio di uguaglianza sostanziale. Questo principio di uguaglianza sostanziale non soltanto contiene delle affermazioni di principio, ma dà l'avvio a una fase di trasformazione, di passaggio da una finanza cosiddetta neutrale, quella tipica dello Stato liberale, a una finanza di tipo funzionale, dove le finalità anche della finanza pubblica, quindi tutto ciò che comporta spesa pubblica, diventano la redistribuzione del reddito e il controllo dell'economia nazionale ai fini dell'eguaglianza sostanziale. Quindi indirizzare l'economia, gli articoli 41, in particolare l'articolo 43,
pongono un forte, una forte accentuazione su questo ruolo della, della finanza pubblica e dello Stato quale soggetto che deve quasi riequilibrare il mercato verso finalità sociali, addirittura prescindendo da qualsiasi logica di concorrenzialità e qualsiasi tutela del mercato come strumento stesso per il perseguimento della finanza sociale. A me sembra che questo tipo di assetto istituzionale che in qualche modo ha governato l'Italia, che oggi è fortemente messo in discussione, in qualche modo anche largamente abbandonato dalla legislazione attuativa, quindi dalla legislazione ordinaria, in virtù della spinta dei trattati comunitari, pone una forte, un forte accento sulla centralità delle politiche sociali e delle politiche di redistribuzione. Quindi, di conseguenza, il rapporto tra Stato e cittadino si fonda sulla sull'affermazione della potestà tributaria in favore dello, in capo allo Stato, quindi del potere di amministrare la giustizia tributaria, nella funzione sociale dello Stato e nel dovere di destinare quanto coattivamente prelevato dalle economie private solo a fini pubblici. Queste sono le clausole che regolano il funzionamento e la gestione di quella che è la finanza pubblica e quindi le spese dello Stato. Quindi la prima domanda che dobbiamo porci è innanzitutto se questo sistema istituzionale così pensato è oggi coerente con quella che è l'evoluzione del mercato, quindi la tendenza, le tendenze del mercato globale e quindi anche rispetto alla stessa compatibilità con i trattati comunitari. Sotto questo profilo a me sembra che la partecipazione al mercato globale induce necessariamente lo Stato, quindi Stato ma anche l'Europa, in quanto soggetto sussidiario rispetto agli Stati nazionali, ad assumere delle politiche economiche e commerciali al proprio interno che siano orientate a rendere sempre più competitivo il rispettivo sistema economico rispetto ai paesi concorrenti. Cioè, oggi la centralità in qualche modo della che prima si riscontrava nelle politiche sociali di ridistribuzione a fini sociali, diventano delle politiche che in qualche modo dovrebbero segnare il passo, senza però dimenticare, poi vedremo come si possono recuperare quel tipo di politiche senza che diventino il focus dell'attività dei pubblici poteri, rispetto invece a un meccanismo, a un sistema istituzionale che ponga al centro della propria azione le politiche per lo sviluppo, laddove per politiche dello sviluppo intendiamo una rimodulazione della spesa pubblica, in particolare delle modalità di erogazione della spesa a finalità sociali, quindi banalmente quella per l'erogazione e il soddisfacimento delle, dei servizi sociali, dei servizi pubblici, e alla contestuale riallocazione della spesa verso quei settori che sono ritenuti, in virtù di scelte politiche, dei settori strategici per lo sviluppo. Per esempio il settore della ricerca, il settore dell'innovazione, delle infrastrutture, della formazione, cioè quei settori attraverso i quali lo Stato può intervenire mediante quegli interventi cosiddetti conformi a cui faceva riferimento il professor Felice prima, parlando degli interventi conformi di Repke e Memoria. Il quadro costituzionale in materia economica nazionale evidentemente si scontra un po' con questo tipo di logica e si scontra in un modo quasi brutale, nel senso che nella nostra Costituzione, se solo pensiamo che non c'è un'affermazione neanche di principio su quello che è il mercato e quindi il riconoscimento della tutela del mercato come strumento anche per perseguire le finalità sociali di cui all'eguaglianza sostanziale e l'assenza di qualsiasi riferimento a quello che è il concetto di concorrenza, beh, è facile evidenziare come la Carta Costituzionale in realtà segua una logica di compromesso storico che tutti conosciamo e che trovava un proprio
fondamento, una propria giustificazione in un determinato contesto storico, che oggi si pone in contrasto con quello che è invece una tendenza delle istituzioni che evidentemente va in tutt'altra direzione. Il ruolo dell'Unione Europea nel riequilibrare questa, questo tipo di, se vogliamo, incapacità della costruzione di raccogliere questa nuova sfida dettata dall'evoluzione della società è un merito straordinario, nel senso che solo grazie all'Unione Europea, che l'ordinamento nazionale ha visto il riconoscimento e la tutela della concorrenza come strumento, come bene pubblico da tutelare, e quindi come strumento stesso, come finalità stessa dello Stato. E grazie all'Unione Europea che esistono oggi le autorità di regolazione, grazie all'Unione Europea che si va riaffermando una cultura del mercato che era completamente assente, che in parte lo è ancora oggi, nell'ambito del nostro contesto, delle nostre dinamiche sia istituzionali che purtroppo anche del sistema economico. La risposta alla crisi dello Stato in sede europea, ce lo ricordava prima il professor Velo, è sicuramente in primo luogo l'Europa. Quindi di fronte all'indebolimento dello Stato quale strumento di governo della società, evidentemente l'Europa rappresenta tutt'oggi, a mio giudizio, la risposta più efficace, oltre che la risposta maggiormente in linea con quelle che sono le necessità di questa società. Quindi, a mio giudizio, qualsiasi tendenza verso un indebolimento anziché un rafforzamento delle istituzioni europee rappresentano in realtà un elemento di enorme problematica proprio in relazione alla contestualità di questo tipo di scelte rispetto a quello che è lo scenario nel quale siamo chiamati a vivere. Il processo di integrazione europea, come dicevamo prima, si è fortemente incentrato sulla realizzazione, tant'è che l'Unione Europea nasce come comunità economica, quindi con una chiara trazione economica, finalizzata al perseguimento di un obiettivo che a quel punto nella visione dei padri costituenti era l'obiettivo trainante, che è la creazione del mercato unico. E quindi di conseguenza tutte le politiche comunitarie erano orientate verso la definizione di politiche tese al raggiungimento di quell'obiettivo. Anche la moneta unica e quindi il sogno di one market, one money, in realtà non sono un economista, ma mi sembra di interpretare dai trattati che è esattamente coerente con quella logica di rafforzare il mercato unico mediante la creazione, l'utilizzazione di uno strumento quale quello della moneta, al fine di accelerare ulteriormente il processo di integrazione dei mercati. L'Unione Economica e Monetaria nasce, come ricordava prima anche il professor Velo, sulla base di un obiettivo fondamentale che è quello della stabilità dei prezzi. Stabilità dei prezzi che è un obiettivo classicamente sottolineato dall'economia sociale di mercato, che fa della lotta all'inflazione quasi una bandiera. Una bandiera proprio per le ragioni che indicava prima il professor Velo. L'inflazione è di fatto una tassa occulta che colpisce i più poveri senza che le classi sociali meno abbienti possano neanche rendersi conto. Quindi da questo punto di vista è una politica antidemocratica, nel senso che non è palese, quindi diventa un elemento di disturbo rispetto all'ordine economico nazionale e sovranazionale, che diventerebbe difficilmente tollerabile anche alla luce di quelle che sono le politiche comunitarie, che invece vanno in un senso completamente opposto. Qual è l'ulteriore elemento centrale che si innesta a partire da Maastricht? Il fatto che voi l'elemento per cui si collega oggi le politiche di spesa pubblica e la disciplina della spesa pubblica, quindi la costituzione finanziaria rispetto alle politiche monetarie, è rappresentato dall'ancoraggio della disciplina di bilancio e quindi della valutazione della ricchezza di un paese al PIL e quindi alla spesa pubblica.
Maastricht e le regole di bilancio comunitarie rappresentano sotto questo profilo una grande innovazione, perché legano la valutazione dei risultati macroeconomici a degli indicatori extragiuridici che hanno appunto una matrice economica, motivo per cui tanti mettono in discussione oggi, per superare la rigidità dei vincoli giuridici, mettono in discussione addirittura le modalità di calcolo del PIL. Quindi questo collegamento è un collegamento secondo me epocale, perché rappresenta un punto di svolta rispetto al rapporto tra disciplina giuridica e disciplina macroeconomica, cioè c'è un collante da cui derivano una serie di conseguenze di tipo giuridico. La sorveglianza sulle finanze degli Stati membri si basa esattamente sul controllo di questo indicatore, indicatore che quindi ha una componente giuridica e macroeconomica. L'Unione Economica e Monetaria e in generale l'Unione Europea, ma in particolare la Costituzione Economica dell'Eurozona, si basa quindi su un obiettivo di crescita sostenibile, non inflazionistica, e su un elevato grado di convergenza dei risultati economici degli Stati. Il Trattato dell'Unione Europea, articolo 3,2, va esattamente in questa direzione. Andando in questa direzione, tutto quindi nell'ambito del processo del governo dell'economia, e quindi di questa forte componente costituzionale di costituzione economica europea, ruota quindi attorno al principio della concorrenza, quindi come strumento principe per la regolazione dei processi economici, lasciando però la piena libertà agli operatori, quindi in una chiave fortemente regolatoria, e all'obiettivo della stabilità dei prezzi, che via via si va sempre più configurando verso l'obiettivo della stabilità finanziaria dell'Eurozona, che diventano quindi due elementi cardine centrali in quanto strumenti per il perseguimento degli obiettivi stessi indicati nel Trattato dell'Unione Europea. E ricordando l'articolo 2 del Trattato di Roma, non possiamo non indicare come l'obiettivo fondamentale dell'Unione Europea è quello del riavvicinamento delle politiche economiche, dello sviluppo armonico delle attività economiche, un'espansione continua ed equilibrata, una stabilità accresciuta e un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita e delle più strette interrelazioni tra gli Stati. Ecco, quindi leggendo l'articolo 2 del Trattato di Roma, secondo me dobbiamo porci il secondo interrogativo, e cioè: è vero, il mercato unico nasce come strumento necessario per riequilibrare quelle che sono le finalità, per portare beneficio, quindi per migliorare quello che è il tenore di vita dei cittadini dell'Unione Europea, quindi ha una forte connotazione anche di tipo sociale, nel senso che diventa lo strumento e perseguire le politiche e le finalità sociali. Nello stesso tempo però gli ultimi interventi di riforma configurano una costituzione economica europea che affida la politica monetaria a un soggetto, quindi competenza affidate all'Unione Europea tramite la Banca Centrale Europea e il sistema delle banche centrali europee, è una politica economica invece condivisa tra l'Unione Europea, quindi gli organi e le istituzioni dell'Unione Europea e gli Stati Uniti, creando di fatto un sistema di cosiddetta poliarchia economica che si basa su un quadro di regole comuni, quindi la disciplina di bilancio comunitaria che, come sapete, anche con la riforma costituzionale che ha introdotto il pareggio di bilancio, diventa una costituzione stringente che lega tutti i paesi che hanno dato diritto al fiscal compact, e su un rafforzamento di quella che è la cosiddetta governance economica, cioè quei meccanismi ormai evoluti in virtù dell'introduzione del semestre europeo, del patto euro plus, del MES, del fiscal compact, che introducono una forte vigilanza e un forte coordinamento tra istituzioni comunitarie e stati nazionali, limitando ulteriormente quello che è il profilo
profilo della sovranità finanziaria dello Stato che diventa l'elemento centrale anche al fine di perseguire le finalità sociali. Ed è ovvio, questo è un elemento fondamentale, che la vera minaccia oggi della stabilità del processo di integrazione europea è rappresentata dal non superamento di questo meccanismo di governance condivisa nella disciplina, nella politica, nell'adozione degli strumenti di politica economica, che sotto questo profilo risultano oggi frammentati e in alcuni casi difficilmente compatibili con una politica monetaria che ha una indicazione costituzionalmente predeterminata come quella della crescita sostenibile non inflazionistica, che quindi preclude alla Banca Centrale Europea una serie di scelte di politica monetaria che devono essere compensate con determinate politiche economiche che evidentemente hanno un costo anche in termini di consenso elettorale. E quindi, se la risposta è quella dell'invocare una maggiore solidarietà tra gli Stati membri, alias politiche per esempio inflazionistiche, che sarebbero politiche sotto questo punto di vista non conformi al mercato, significa in qualche modo attuare delle politiche che sanno non solo di chiave difensiva e di chiusura invece rispetto a una realtà economica sempre più integrata e sempre più competitiva, ma rischiano di porre al di fuori contesto economico internazionale la stessa Unione Europea e gli Stati Uniti, quindi facendoli uscire fuori da quella che invece è una competizione tra, per esempio, i paesi emergenti, i continenti emergenti, quali il Sud America, l'Africa, l'Asia ormai è una realtà, che invece da questo punto di vista possono rappresentare una chiave competitiva, una forza competitiva sicuramente più forte dell'Europa. E quindi al contrario, io credo che sulla scia di quegli interventi conformi di cui ci parlava Repke, oggi, se vogliamo riconfigurare il ruolo dell'Europa, l'Europa dovrebbe perseguire delle politiche sovranazionali per lo sviluppo, cioè quella centralità, quel passaggio dalla centralità delle politiche sociali e redistributive, prescindendo dal perseguimento di una concorrenza e di un mercato efficiente, al passaggio invece da quelle politiche di sviluppo che invece diventano strumentali per il perseguimento delle finalità sociali, oggi dovrebbero essere assunte come centrali nell'ambito di qualsiasi programma di governo nazionale e a maggior ragione comunitario. Ed è evidente che queste politiche, per essere interventi conformi e per riuscire a gestire quella fase di transizione di cui parlava il professor Velo prima diceva una cosa molto interessante, cioè dobbiamo valutare il processo prescindendo dalla contingenza, cioè la bontà dell'euro dobbiamo valutare in relazione all'obiettivo finale, non analizzando, non facendo una valutazione su quello che è il processo. È ovvio che se questo può essere accettabile dal punto di vista dell'economista, dal punto di vista del giurista che invece è chiamato a interpretare anche la legislazione, a dare attuazione alla clausola di solidarietà costituzionale in modo conforme, è un problema invece che ci dobbiamo porre. E come lo si può risolvere? È evidente che la clausola costituzionale rappresenta un cortocircuito rispetto a quelle che sono le politiche di austerità e quella che è la visione politica fino adesso espressa in ambito economico e finanziario dall'Unione Europea. E qui abbiamo un forte rischio di incompatibilità delle politiche europee rispetto a quelle che sono le clausole costituzionali nazionali, e quindi abbiamo un rischio che i giuristi che si occupano di diritto internazionale chiamano teoria dei controlimiti costituzionali. Che cosa significa? Cioè l'idea che proprio perché noi istituzionalmente non siamo un sistema costituzionale unitario, c'è il rischio forte, fondato, e alcune corti costituzionali degli Stati membri, Portogallo, Irlanda, a differenza della Corte Costituzionale italiana che invece è stata molto accomodante sul tema, hanno già iniziato a evidenziare, e la Corte Costituzionale tedesca in realtà
ha ribadito la vigenza dei limiti costituzionali ai trattati comunitari, che appunto l'impossibilità di subordinare quelle clausole sociali presenti nelle costituzioni nazionali rispetto al ai trattati comunitari e quindi alle politiche economiche comunitarie. Per fare questo è evidente che consapevoli di le istituzioni europee, consapevoli di questo tipo di problematiche, non a caso hanno posto le nuove regole comunitarie sul rafforzamento della governance, in particolare il fiscal compact, che impone delle politiche di ridefinizione delle strutture economiche e quindi del modello istituzionale complessivo di governo dell'economia nell'ambito di una dimensione che è esterna rispetto al Trattato di Lisbona, nel senso che questo tipo di politiche, queste regole oggi non rientrano nell'ambito delle fonti di diritto privato, di diritto primario dell'Unione Europea, con la conseguenza del sottrarsi da questo punto di vista a quella che è per esempio la Carta dei diritti e delle libertà fondamentali dell'Unione Europea, che rappresentano da questo punto di vista il contraltare rispetto alla prevalenza dell'interesse alla stabilità finanziaria. Concludo dicendovi una semplice cosa, e cioè che io credo che l'Unione Europea dovrebbe da questo punto di vista intervenire, uscire da questa crisi, da queste trasformazioni, rafforzata e non indebolita, rafforzata sotto il punto di vista di una maggiore intervento in termini di politiche di sviluppo, al fine di riequilibrare anche quelli che sono gli sforzi delle politiche nazionali in presenza di chiari e anche costosi in termini sociali interventi di ridefinizione dei sistemi economici e istituzionali nazionali. Dall'altro occorre lanciare il cuore oltre l'ostacolo, e cioè superare questo modello di governance sulla politica economica, quindi dando un maggiore ruolo di regia complessiva alle istituzioni comunitarie, alle istituzioni europee, quindi rafforzando il profilo, sfruttando sempre il principio della sussidiarietà in senso ascendente, e dall'altro però perseguire quelle che sono le politiche sociali europee che fino adesso sono state in qualche modo tenute un po' da parte e un po' sono state accantonate proprio al fine di privilegiare il principio della stabilità finanziaria. Perché se è vero che il tema è quello della crescita inclusiva, è evidente che per crescere non basta, o potrebbe non bastare, avere una moneta solida e una serie di regole in grado di disciplinare i processi economici, se però nello stesso tempo le istituzioni nazionali ed europee non si preoccupano della tenuta sociale degli stati e del sistema europeo in una chiave di crescita realmente inclusiva. Io credo, e concludo, che come ruolo anche dei cattolici impegnati nel dibattito pubblico, il tema della crescita inclusiva e quindi dell'aggancio tra le politiche sociali rispetto a quelle che sono le politiche sacrosante in ambito economico-finanziario possa davvero rappresentare un contributo rispetto alla quale la dottrina sociale della Chiesa può diventare un elemento per coinvolgere e portare su queste tesi l'opinione pubblica. Grazie. Ringraziamo il professor Angelini per il suo prezioso intervento. E abbiamo discusso di economia, di teoria politica, di questo di diritto. L'ultima lezione della mattinata la fa il professor Bruno Mastroianni.